abbastanza fu seguito abbastanza fu 50 secondi 2-0-6 per i Battistrada, si scatta Leclerc con Chiarini. Questo non è ancora il tratto di salita verso il blockhouse, la salita vera comincerà dopo il paese di Pretoro. Rivediamo lo scatto di Leclerc in questa tosco romagnolo. Chiarini davvero bravo. E qui siamo in coda al gruppo. Andiamo da Pancani, Francesco. Ancora non è salita vera, come dicevi Auro, però già c'è stata una certa selezione, già diversi corridori che hanno perso contatto, abbiamo notato anche due uomini della Cervelo, la squadra di Carlos Sastre, si tratta dei due inglesi Jeremy Hunt e Daniel Lloyd, poi anche quei pochi velocisti che sono rimasti in corsa, per esempio Alan Davis della Quickstep, hanno perso contatto dalla grossa del gruppo Aboi. Tifosi anche di Michele Scarponi, non si è più nelle Marche ma un paio di 100 chilometri più sotto e sono arrivati fin qui gli affezionati sostenitori di Michele Scarponi, il vincitore della tappa di Marhofen. Stanno spingendo davvero forte i corridori della Cervelo ed è per questo che il vantaggio dei fuggitivi cala chilometro dopo chilometro. Vedete che qui Carlo Sastre parla con il direttore sportivo, anche i corridori sentono quello che dice. Sull'ammiraglia di questa squadra c'è uno dei corridori che per primi hanno sfidato Mario Cipollini, o meglio Cipollini ha sfidato lui, visto che è di qualche anno più vecchio, Jean-Paul Antifacci, Palumbo e Bono. Sono rimasti davanti questi che vedete inquadrati, Marzoli, Cardenas, Leclerc, penso un uomo della Cervelo, una scivolata proprio in quest'ultima discesa. Oh poverino, si agire Francesco. Sì, eccoci Auro, questa curva a destra in un Philippe Degnan adesso si è rialzato, per il suo fortuna è finito nell'erba fuori dalla strada alla sinistra della carreggiata, adesso cambio della catena della bici per poter ripartire, stanno intervenendo anche i medici del servizio sanitario. Di tenere il passo dei migliori chiaramente si staccherà senza nessun tipo di problema, il tempo massimo tra l'altro quest'oggi è del 15%, questa tappa è classificata, tappa viene classificata con la lettera D, quindi quarta categoria, il 15% il tempo massimo, quindi ci sono oltre 18 minuti di tempo, quindi non ci sono problemi. Volevo segnalarvi, non so se Davide ha colto prima che inizi la salita e che quindi cominciamo a parlare di quello che sta accadendo, mentre per i primi il gruppetto di testa invece sono già sulle prime rampe della salita che porta al blockhouse, che Degnan aveva la ruota a profilo alto in carbonio anteriore, probabilmente la caduta gli è scivolata proprio la ruota anteriore, l'abbiamo visto bene dalla moviola, dal replay, probabilmente l'ha frenata con la ruota in carbonio, non sono mai semplici perché insomma c'è una reazione diversa rispetto all'alluminio, il materiale con cui sono fatte i cerchi normali, c'è stata una frenata non corretta che ha fatto sì che gli scivolasse probabilmente la ruota davanti. È una situazione questa qua che purtroppo insomma se non si ha una certa sensibilità può accadere quando si usano ruote a profilo alto e in carbonio. Nel frattempo naturalmente continuiamo a vedere questo ritmo altissimo che i corridori della Cervelo stanno imponendo al gruppo e questo ci fa probabilmente capire le intenzioni che oggi Carlo Sastre ha. Ecco dal gruppo invece Christophe Brun, ci si poteva aspettare qualcosa in più da parte del corridore belga, così come un giro sottotono lo sta interpretando Philippe Gilbert, la lotto sarà molto più competitiva al Tour de France con l'australiano Cadel Evans, si toglie gli occhiali di Luca. C'è anche Masciarelli, il giovane dell'Acqua e Sapone. Sono ormai in località Pretoro, questa cittadina di 1000 abitanti che domina la valle del fiume Foro,
ci sono i ruderi del castello di Cantelmo, c'è il museo San Domenico ed è questa un'area faunistica del lupo appenninico. In questa zona della Maiella ci sono ancora esemplari di lupo appenninico, mentre Bono è stato raggiunto, stessa sorte per Facci, Visconti e Palumbo. Si sposta Vladimir Gustov, davanti sempre Felix Cardenax, tra un po' comincia lo strappo duro di Pretoro. Se non ci fosse stata la Cervelo avrebbero avute molte più chance questi attaccanti e in particolare Felix Cardenas. Soli 53 secondi da recuperare, non ci saranno problemi. Vediamo Sastre, continua a parlare alla radiolina, Silvio. Sì, questo è un replay che vi abbiamo isolato, accaduto 30 secondi fa all'inizio della salita. Sastre probabilmente o per parlare con l'ammiraglio o con i compagni di squadra che naturalmente sono tutti collegati, ha dato istruzioni. Attendiamoci qualcosa di spettacolare fin da subito, perché insomma non è uno che fa muovere la squadra così senza un motivo, Carlo Sastre. Proprio in località Pretoro per un breve tatto c'è la pendenza massima di questa salita, 12%, dopodiché la strada proseguirà. Questo sì è il tratto più difficile, hanno lasciato la strada principale, affrontano questi 2 chilometri attraverso il centro storico di Pretoro, tra 2 chilometri ritorneranno sulla strada che hanno lasciato pochi istanti fa. Anche il gruppo comincia proprio in questo momento il tratto più duro della salita. Oggi Sastre corre in maniera diversa e di solito rimontava dalla coda del gruppo. È già in seconda posizione, quindi credo che si giochi il tutto per tutto tra oggi e la tappa del Vesuvio. Tra l'altro, la ruota di Sastre di Lucca. Il giorno di riposo ha permesso a tutti i corridori di classifica di visionare, di vedere la salita. Tutti hanno affrontato in bicicletta la salita del Blockhaus ieri. Arriva anche Gerrans ad Armanforte. Molto bravo anche Simon Gerrans, che ha vinto la tappa di Bologna-San Luca. Ten Dam, mentre qui siamo tornati sulla testa della corsa con Cardenas e Voeckler. Un Chiarini che ha perso qualche metro. Questi sono i battistrada, sono rimasti in tre, il gruppo è a meno di 50 secondi. Chiarini potrebbe cercare di salire in modo regolare per essere poi utile a Danilo Di Lucca nel tratto successivo, quello più facile. In quel frangente, in questi ultimi 16 chilometri, avere un compagno di squadra può essere importante. Andiamo da Bettini, Paolo. L'impressione era quella che Cardenas fosse quello più brillante in salita, si sapeva, e è stato lui ad accelerare decisamente, anche se guardando indietro, stanno appunto controllando sotto ai tornanti, si vede già un gran movimento di moto, il gruppo ormai li ha a poca distanza e credo proprio che non riuscirà ad arrivare fino su in cima. Questo tratto che è veramente impegnativo, era già qualche chilometro che la strada saliva in maniera costante ma molto tranquilla, 2-2,5%, e qui invece nell'attraversamento del paese ci sono stati 2 tornanti molto secchi e pendenze notevoli. Non vedo Damiano Cunego, quindi può darsi che anche oggi sia una giornata difficile per il veronese. Chiedo a Pancani se è in coda al gruppo. Francesco, vedi Cunego? Io ancora non l'ho incontrato, Auro. Noi ci eravamo fermati ovviamente per verificare le condizioni di Philip Ben, che è ripartito. Stiamo risalendo, approfittando anche di questo tratto molto duro, attraversando Pretoro, un tornante dietro l'altro, però ancora non abbiamo incontrato Damiano Cunego. Sylvester Schmidt è il gregario più forte che c'è in casa Liquigas Doimo in salita. Sylvester Schmidt ai meno 15 chilometri dal traguardo ci prova il polacco,
chiaramente non è un'azione personale, è sicuramente una tattica. Sì, sta cercando di rendere più dura questa salita, questo primo tratto di salita, ha guadagnato 20-30 metri, il suo obiettivo, come ti ho detto, non è quello di andare a vincere la tappa, non ci riuscirebbe, ma è quello di rendere selettiva questa salita, mentre, come vedete, all'uscita di Pretoro, Cardenax tutto solo. Sempre pendenze superiore al 10%, ancora per 400-500 metri, poi la salita diventa più facile. Sastre, ormai non ha più gregari, sono i grandi a guardarsi in faccia. Si preannuncia una tappa molto bella, vedremo come andrà a finire. Insiste Schmid, ma a pochi metri di vantaggio. C'è Pellizzotti, c'è Di Luca, c'è Melchior, c'è anche Lance Armstrong. Il gruppo si sta sfilacciando. Pancani. È tornato il gruppo in questo strappo di Pretoro molto molto duro, soprattutto attraversando il centro abitato. Adesso siamo bloccati dalla macchina della giuria, che vediamo se ci dà il permesso di superare questo altro gruppetto per verificare, come ci avevi chiesto, se di questo gruppetto fa parte Damiano Cunego. Prima accelerazione da parte di Carlo Sastre. Ha ripreso Sylvester Schmid, vedete il polacco è ormai braccato, Sastre lì a 10 metri e sta per essere raggiunto anche Chiarini, che era in fuga sin dal chilometro 10. C'è un altro corridore della Liquigas, Valerio Agnoli. Se io fossi Smith mi farei riprendere e riprenderei ad aumentare, perché così non è che possa dare un grosso contributo ai compagni di squadra se questi vogliono la corsa dura. Ho visto uscire dal gruppo un Liquigas e sta arrivando anche Armstrong. Sta arrivando Armstrong, Schmid, Pellizzotti e sta arrivando Lance Armstrong. Vuol far la corsa oggi, non ha più obblighi nei confronti di Levi Leipheimer. È un test personalissimo e, consentiteci, bellissimo. Rivedere Armstrong scattare da una certa emozione. Davide Cassani. Già sul Monte Petrano avevamo visto dei miglioramenti, poi era stato costretto ad aspettare Leipheimer, che stava lottando per questo Giro d'Italia. Leipheimer è saltato, è arrivato con 3 minuti di ritardo circa. Adesso Lance Armstrong cerca il successo di tappa. Adesso è perfetto, perché Pellizzotti, sto parlando della Liquigas, Pellizzotti ha agganciato Smith. Siamo ormai al termine del tratto duro, tra poco svolteranno a sinistra e la salita tornerà al 6%. E questa che vediamo con Schmid e Pellizzotti è la testa della corsa, perché Rafael Cardenas è stato raggiunto. Dunque Schmid, Pellizzotti e Armstrong hanno guadagnato qualche decina di metri sul gruppo. A te Bettini. C'è stato un attimo, sembrava che Lenz non riuscisse ad agganciarsi, Smith, come è arrivato sotto Pellizzotti, Smith ha dato un'accelerata e Lenz ha perso qualche metro, poi invece del suo passo sta cercando di riaccodarsi, ma la coppia della Liquigas a questo punto sta venendo su molto molto più forte. Niente, un'azione premeditata, sicuramente studiata a tavolino, far partire Smith, punto di riferimento per Pellizzotti, e adesso Pellizzotti credo che sta provando tutto solo. Il traguardo è ancora molto distante, l'hanno letteralmente aggredita questa salita del blockhouse. Pancani. Stiamo risalendo il gruppo, abbiamo incontrato anche un gruppetto con Damiano Cunego, che è già notevolmente attardato, in pratica ha perso contatto, il momento di crisi peggiore lo ha avuto proprio attraversando Pretoro. A voi. Rilancia Armstrong, supera con relativa facilità Schmid, è attualmente in seconda posizione. Vedremo se Pellizzotti, credo che abbia interesse
ad aspettare Armstrong, ancora 100 metri di vantaggio, vedremo come andrà a finire. È ancora lunga la salita qui adesso, essendoci delle pendenze che vanno dal 6 al 7%, secondo me ha alzato un po' il piede dall'acceleratore e sta aspettando. Sì, la cosa migliore sarebbe che Armstrong lo raggiunga dietro. Nel frattempo mi sembra che Francesco Masciarelli stia lavorando per Garzelli, mi sembrava di aver visto in precedenza appunto il corridore dell'Acqua e Sapone. Radio Corsa ci informa che Pellizzotti ha un vantaggio di 20 secondi sul gruppo Maglia Rosa e Armstrong è lì a 30 metri dal Delfino di Bibione, quindi sta per formarsi. Vedremo se Armstrong riuscirà ad agganciare Pellizzotti. Sono loro all'attacco, questo è un tratto più morbido, 5-6% la pendenza, ma non mi sembra che in questa fase l'americano sia in grado di riportarsi su Pellizzotti. Silvio, è Masciarelli a tirare il gruppo Maglia Rosa. Sì, mentre Francesco Masciarelli, che anche oggi anche lui è motivato naturalmente a percorrere sulle strade di casa, si sta confermando ad altissimi livelli. Dall'impressione che ho di vedere un Lance Armstrong che sta gestendo questo momento, naturalmente ha avuto il coraggio di andare allo scoperto, ma ora diventa difficoltoso e si allontana sempre di più la sagoma di Pellizzotti, che in questo frangente ha un altro passo rispetto all'americano, che sta a mio avviso attendendo a questo punto di essere raggiunto e poi di tentare naturalmente di rimanere con i migliori. Ma è interessante rivedere veramente Lance Armstrong a questi livelli dopo 3 anni di inattività. Mentre per quanto riguarda la Liquigas, Doimo dietro nel gruppetto Maglia Rosa, insieme ad Ivan Basso c'è ancora Agnoli e Schmidt. Potrebbe essere quest'oggi da Liquigas Doimo veramente l'ago della bilancia in questa situazione che si sta creando, perché sono ancora molto numerosi. Sono rimasti 12-13, non di più, ci sono tutti i grandi della generale. Paolo Bettini, a te. Sì, c'è stato un momento dove Franco Pellizzotti si è guardato dietro un paio di volte di fila per vedere, per cercare la sagoma di Lenz, di Armstrong, e credo che dentro di sé voglia che rientri, perché sa che potrebbe essere fondamentale per darsi qualche cambio e comunque farsi coraggio a vicenda. L'impressione però è che comunque in questo momento Pellizzotti tenga un passo nettamente superiore rispetto ad Armstrong. Serpa e Ochoa leggermente in difficoltà, rimane agganciato invece, ed è una cosa che ci fa molto piacere, Gilberto Simoni. Nelle altre tappe a quest'ora era già nelle retrovie, invece oggi Gilberto vuole tenere duro. La panoramica dall'elicottero ci fa vedere che Armstrong è distante più di 100 metri da Pellizzotti. Pancani, a te. Entrati adesso Sergio Perez e Ochoa sul gruppetto della Maglia Rosa, insieme al loro capitano Gilberto Simoni. È rientrato anche Cardenas di questo gruppetto, che è sempre tirato da Masciarelli. Fanno parte, oltre a De Luca e a Menchov, anche Garzelli, Leipheimer, ci sono anche i due della Columbia Airroad, vale a dire Rogers e Sitzov, e c'è anche Marzio Brusaghin. Voi prosegue l'azione di Pellizzotti, uno scatto nato un chilometro dopo l'azione di Silvestre Schmidt, e qui siamo sul bravissimo Francesco Masciarelli, che sta lavorando per Stefano Garzelli. Il gruppo Maglia Rosa è così composto: Garzelli, Masciarelli, Valjavec, Leipheimer, Sastre, Brusaghin, tre della Liquigas Doimo, Basso, Agnoli e Schmidt, Di Luca che non ha più gregari, Menchov, Simoni, Rogers e Sitzov. Avete anche la conferma dalla grafica, cari telespettatori. Torniamo da Bettini. Io approfitto di un tornante per fermarmi, faccio passare Franco Pellizzotti, che sta venendo su veramente veramente bene, una pedalata molto molto sciolta fino a questo momento. Aspetto Lenz per vedere se saprà reagire, ma l'idea, come avevo avuto da prima, è che Franco stia venendo su molto più sciolto. Sta tenendo una pedalata molto agile, veramente agile Armstrong in questo momento, e come avevamo già detto qualche tappa fa, non è facile alla sua età, tra virgolette, ritornare dopo tanti anni e andare avanti con questa agilità in salita. A quanto è Paolo Armstrong da Pellizzotti? Ha perso ancora adesso a circa una decina di secondi, se non di più. Eh sì, sembrano più 15 che 10. Notate con che agilità sta procedendo Lance Armstrong.
sempre stata una delle sue caratteristiche, mulinare a 100-110 pedalate al minuto, un rapporto agile. Sta arrivando anche Ten Dam, gregario di Menchov. Pancani, a te. Quello che ti volevo dire, Auro, che approfittando di un tratto non particolarmente aspro della salita ha fatto un grande sforzo Ten Dam per riagganciare il gruppetto con la maglia rosa, con il suo capitano Dennis Menchov. È rimasto per qualche centinaio di metri in fondo al gruppo per cercare di recuperare dallo sforzo, e adesso si è messo in terza posizione alle spalle di Masciarelli, Leipheimer, e c'è proprio Ten Dam che adesso è davanti a Di Luca. Basta vedere i rapporti dei corridori per rendersi conto della velocità: 39-17 il corridore che vediamo inquadrato in questo momento, salgono ai 25 all'ora. Paolo, a te. Sì, sono alle spalle di Lance Armstrong, fino a un attimo fa saliva con una frequenza superiore a 90 pedalate al minuto. Vi posso garantire, Davide mi può confermare, lui sa cosa voglio dire, non è facile dopo 3 anni di gare senza competizioni, senza gare, mantenere una pedalata così brillante. Anche se Pellizzotti in questo momento sta andando su più forte, complimenti veramente a Lenz, perché deve essere un punto di riferimento per tanti corridori. Aumenta ancora il vantaggio di Franco Pellizzotti, è molto buona la pedalata del corridore metà veneto e metà friulano. Lui è nato a La Tisana, provincia di Venezia, ma di Bibione, e adesso vive in Veneto con la moglie e i due bambini. Il suo ritardo in classifica generale di 3 minuti e 8 secondi, davanti a lui è quarto, davanti a lui in terza posizione c'è Carlo Sastre che ha un ritardo di 2 e 19. Si sono fermati dietro, quindi c'è la possibilità di guadagnare ancora. Francesco, a te. Ha avuto il permesso la medaglia della Liquigas Doimo di passare dalla giuria, dunque un po' di assistenza, vale a dire qualche borraccia consegnata ai corridori che sono nel gruppetto della maglia rosa, in modo particolare ad Agnoli, e poi via verso Franco Pellizzotti. In pratica l'unica, la medaglia della Liquigas Doimo, che era riuscita a portarsi sullo sgretolamento del gruppo, a portarsi sul plotoncino con Basso e con la maglia rosa. Difficile, mi sembra che Ten Dam possa dare ulteriormente mano al proprio capitano, a Dennis Menchov, perché adesso, dopo aver tirato per un tratto neppure troppo lungo, sta di nuovo perdendo contatto, così come stanno perdendo contatto anche i due della DP Giovanni Androni, Ochoa e Serpa Perez. A voi. Accelerazione di Danilo Di Luca, scatto secco e viene francobollato letteralmente da Dennis Menchov. Stanno per arrivare all'arco dei meno 10 km al traguardo. Il vantaggio di Pellizzotti è nell'ordine dei 40 secondi, ma sta scorrendo il cronometro, quindi vedremo in tempo reale, ai meno 10, quanto sarà il margine di Pellizzotti. L'accelerazione di Di Luca, e intanto il pubblico è stato informato di questa azione, esplode in un boato. Di Luca, Menchov, Basso, Garzelli, Sastre per il momento rimane dietro. Eh sì, non ha risposto Carlo Sastre all'attacco di Danilo Di Luca, viene raggiunto Lance Armstrong, sta salendo davvero forte Danilo Di Luca, resiste alla grande Dennis Menchov, e fa parte di questo gruppetto anche un brillante Ivan Basso con Garzelli. Beh, lui ormai è già da diversi giorni che va forte. Il gruppo si è sgretolato ai 15 dal traguardo, dopo che la Liquigas ha operato quell'azione corale, ma Danilo Di Luca, che conosce meglio di tutti questa salita, ha aspettato qualche chilometro prima della sua progressione, e una progressione che sta facendo male. Sastre non c'è, a te Pancani.
Sì, e sta cercando di reagire adesso Carlos Sastre, che ha avuto quasi un'incertezza quando è scattato Danilo Di Luca, aspettava magari che fosse qualcun altro ad andare a chiudere sull'abruzzese. Lui tra l'altro in quel momento si trovava nella parte finale del gruppetto, adesso visto che non aveva collaborazione da nessun altro prova a reagire da solo Carlos Sastre, che ha preso il largo rispetto agli altri uomini del protoncino. Dunque sono rimasti indietro sia Rogers e Sitsov, sta perdendo ancora anche Leipheimer. In questo gruppetto ci sono anche Bruseghin, Valiavez e Masciarelli, insieme a Sastre invece Simoni e abbiamo visto Sylvester Schmidt. Poi e seguiamo proprio in diretta Carlos Sastre che arruota Simoni. Armstrong non riesce a tenere il passo di Di Luca e Menchov. Sastre deve recuperare una dozzina di secondi, ma mi sembra che il passo imposto da Danilo Di Luca sia davvero micidiale. Ed è lui che adesso deve tirare, solamente lui, perché Menchov, lo abbiamo già detto diverse volte, sta a ruota. Non ci sono altri atleti per lui, solamente Danilo Di Luca. Basso ha un compagno di squadra in fuga e Garzelli sta cercando di tenere duro, è lì in quarta posizione, quindi Di Luca tutto solo cerca con il proprio lavoro di andare a riprendere Pellizzotti. Sastre ha staccato Simoni, prova Lance Armstrong a restare con lo spagnolo, ritorna sotto Gilberto Simoni con Sylvester Schmid. Tra poco vedremo un aggiornamento del vantaggio residuo di Franco Pellizzotti, ma crediamo che in questa fase abbia perso il corridore della Liquigas, infatti ha perso una decina di secondi. Davvero un ritmo notevole quello imposto da Danilo Di Luca, e Menchov ovviamente non gli dà un cambio, resta lì a ruota e aspetta la volata. E mi sembra che stia a ruota molto molto bene il corridore russo in maglia rosa. Sastre ha un ritardo di 50 secondi nei confronti di Pellizzotti, quindi ha perso una quindicina di secondi da Di Luca. Torniamo da Bettini, Paolo. Sì, Danilo sta veramente scatenato, sta ancora rilanciando e sta mettendo in difficoltà Garzelli, e per un momento sembrava che Sastre avesse reagito, si era avvicinato leggermente, invece ha perso ancora. Era prima poco fa un centinaio di metri da Di Luca, Meccio basso, e adesso no, adesso è mollato completamente e si è staccato Stefano Garzelli. Vedete sullo sfondo la maglia verde di Stefano, l'ennesima accelerazione di Danilo Di Luca ha fatto sì che Garzelli perdesse contatto. Eccolo qua Stefano Garzelli, tengono invece sia Menchov che Basso. Davide Cassani, Menchov è quello che ha la pedalata ancora più fresca. Sì, sembra che non stia facendo tanta fatica, è davvero un Menchov come al solito brillantissimo. Lui rimane lì a ruota, incollato, diventa un po' più difficile per Sastre rientrare, perché Danilo Di Luca sta facendo davvero un bel forcing. Vediamo dall'elicottero se si capisce il ritardo di Sastre. Intanto Pellizzotti ha superato il cartello degli 8 km al traguardo, viene informato costantemente Franco Pellizzotti di quanto sia il suo vantaggio, è un corridore d'esperienza, non si lascia prendere dal panico e cercherà di procedere più velocemente possibile. Questa è la tappa nella quale la formazione, guardate Garzelli intanto si riporta sotto, bravissimo Stefano, ha trovato un tratto di strada meno impervio ed è riuscito a riportarsi sotto. Eh sì, penso che proprio sia stato questo leggero rallentamento da parte di Di Luca in un tratto più pedalabile, e questo ha permesso a Garzelli di rientrare. Rapporto molto più duro, molto più lungo per lui. Carlo Sastre, Armstrong, Schmid e Simoni. Torniamo da Bettini. Sì, è ancora Di Luca che appunto ha rallentato un attimo e Garzelli ne ha approfittato e è ritornato sotto, però Danilo non ci sta, vuole questa tappa, l'aveva detto tante volte, è lui che fa tutto il lavoro. Sta perdendo ancora Sastre, Sì, Leipheimer ha un ritardo di 1 minuto e 12 secondi.
Torniamo da Pancani, Francesco. Sì, allora Auro, io ho preso il distacco di Sastre dal gruppetto con Menchov e con Di Luca, un ritardo di 28 secondi. Sastre che è sempre con Armstrong, Simoni e Schmidt, a voi. Sastre, pensavo che la interpretasse meglio questa salita, forse è rimasto sorpreso dall'attacco dei Liquigas. Ma sì, ma poi non ha reagito all'allungo di Danilo Di Luca, sapeva che il corridore abruzzese doveva e poteva attaccare e lo ha lasciato andare, poi quando si è accorto che nessuno andava ad inseguirlo, no, a parte chi è che poteva andare a inseguire Di Luca e compagnia, si è messo lui in testa e adesso sta ancora in questi ultimi chilometri perdendo qualche secondo. A 1.12 ci sono, oltre a Leipheimer, Masciarelli, Valjavec, Bruseghin, Rogers e Sitzov. Uno sgretolamento totale qui sul Blockhaus. Martinello. Assolutamente, ma guardate, sono sempre più convinto, vedendo anche la fatica e diciamo la pedalata non proprio dei giorni migliori di Carlo Sastre, che lui ha messo davanti la squadra appunto per arrivare su, sentiva la distanza di questa tappa, non è certamente l'ideale per un corridore di fondo come Sastre, probabilmente sentiva di non avere quella brillantezza necessaria e tentava di sbloccarsi, tentava proprio per quello, ha imposto alla propria squadra quell'andatura sostenuta, però chiaramente le difficoltà poi sono emerse nel momento in cui è scoppiata la bagarra tra i grandi. Credo che questa sia la chiave delle difficoltà di Sastre quest'oggi, assolutamente impreviste, perché il Sastre che abbiamo visto l'altro giorno era di tutta un'altra pasta. Ci sono varie correnti di pensiero su cosa sarebbe stato necessario e giusto fare prima di una tappa di 80 km. C'è chi sostiene 2 ore di riscaldamento, altri 50 km in bici, chi invece senza problemi portarsi alla partenza senza riscaldamento. Io non vorrei che Sastre avesse sbagliato qualcosa nell'approccio, perché è obiettivamente strano, non sembra nemmeno lontano parente del Sastre dell'altro ieri. Ma già l'approccio alla cronometro era stato sbagliato, lui l'unico a non uscire in mattinata, nella cronometro non è andato granché. Nell'ultimo chilometro Pellizzotti non ha perso secondi da Di Luca, quindi vuol dire che Pellizzotti sta ancora pedalando molto bene. Pancani a te. Nuovo stop, Auro, ho fatto un nuovo stop ai 7 km al traguardo per vedere il vantaggio del gruppetto con Di Luca e Menchov nei confronti del quartetto con Sastre, Armstrong, Simoni e Sylvester Schmidt. Qualcosina lo spagnolo ha recuperato, perché adesso ha un ritardo di 23 secondi, prima ne aveva 28, dunque qualcosina ha recuperato Sastre. Lui è corridore d'esperienza, cerca di limitare i danni e soprattutto bisognerà vedere fino a che Di Luca potrà tenere alto questo ritmo, perché non ha ricevuto un cambio da nessuno. E ripeto, in una salita del genere stare a ruota è molto importante, si può risparmiare un 6-7%. Paolo a te. Sì, Sastre ha guadagnato qualcosa anche perché sta approfittando di questo tratto in falso piano. Adesso la salita non è impegnativa e Danilo davanti non può spingere a tutta con queste pendenze e ne sta approfittando Sastre, aiutato da solamente da Gil. In alleanza Simoni Sastre con Armstrong, che sono sempre più convinto stia preparando il Tour de France qui sulle strade del Giro, il suo un impegno massimo, bisogna riconoscerlo, ma è un Armstrong ancora al 60-70%, non di più. Meno di 6 km al traguardo per Pellizzotti e in fuga da 8 km il Delfino di Bibione. Ci avviciniamo a Passo Lanciano, dove si conclusa la tappa del 2006 vinta da Ivan Basso. Ottimo ancora il ritmo di Pellizzotti, 30 secondi di vantaggio per il corridore della Liquigas. In questo momento Pellizzotti sta scalando una posizione in classifica generale. Dal momento che Sastre è distante un minuto circa, Pellizzotti lo sta scavalcando, quindi è una prestazione per adesso da podio. Beh, è un'ottima prestazione la sua, perché è partito lontano dal traguardo, mancavano 15 km, poco meno circa. Armstrong, Sastre, un minuto di ritardo.
Anche loro però in questa fase non hanno perso. Bettini. Sì, Sastre così, a colpo d'occhio si sta avvicinando molto la coda delle ammiraglie che seguono il gruppetto di Menchov e di Di Luca. Sta recuperando qualcosa. Via a Passo Lanciano, dove la tappa finì 3 anni fa, ma si saliva però da Letto Manoppello e non da Pretoro, quindi sono due strade diverse che vanno a confluire in questo bivio. Questi è Passo Lanciano e qui per un breve tratto siamo in provincia di Pescara. Pellizzotti è in meno 5 dal traguardo. Sta tenendo molto bene, 28 secondi il vantaggio. Bravo anche Garzelli, sembrava in crisi ma si è ripreso benissimo. Vediamo il distacco ai 5 chilometri. Ha guadagnato qualcosa Pellizzotti. Vabbè, sta andando bene, oh, meglio di così. Ha fatto lo sforzo, siamo a 39 secondi per Pellizzotti. Quindi quest'ultimo chilometro ha recuperato 9 secondi, Martinello. Sì, bisogna proprio ammettere che l'azione di Pellizzotti è un'azione importante, non dà segni di cedimento, dietro bisogna anche dire che è il solo Danilo Di Luca che ha la possibilità di inseguire, perché l'unico che potrebbe dargli una mano dal punto di vista tattico potrebbe essere Stefano Garzelli, che però è lì attaccato veramente al limite, l'abbiamo visto, si è staccato, ha avuto la forza di reagire, è rientrato, però è obiettivamente credo non abbia la forza di dare il giusto contributo a Danilo Di Luca, mentre Menchov e Basso naturalmente rimangono a ruota, mentre Sastre è passato anche lui, meno 5, ha recuperato qualcosa, vedete, sul gruppo di Menchov, però ha perduto anche lui qualcosa invece nei confronti di Franco Pellizzotti, che si sta rendendo protagonista veramente di una bellissima azione. Quindi Sastre ha recuperato, ma è abbastanza normale. Sastre ha avuto un aiuto da Simoni, mentre Di Luca non ha ricevuto cambi da alcun corridore, quindi è chiaro che anche per Di Luca la fatica comincia a farsi sentire. E penso che abbia perso questi 10 secondi in quel tratto un pochino più facile. Di Luca lì ha cercato di prendere fiato, naturalmente Pellizzotti ha proseguito dritto, ancora 4,5 km, poco meno, pedala ancora alla grande Pellizzotti. Danilo Di Luca, vedremo se ha la forza adesso di incrementare il ritmo in questo tratto, tra un po' la salita diventa leggermente più difficile. Paolo Bettini, a te. Ora su Carlo Sastre e gli altri tre, con Lenz, Smith e Simoni, che in questo momento sta accusando il passo di Sastre. Sastre sta reagendo tantissimo, però in questo momento ha perso di vista le ammiraglie del gruppetto di testa. È l'uomo della terza settimana Franco Pellizzotti, lo aveva già dimostrato l'anno scorso vincendo la cronoscalata Plan de Corones e disputando un'ottima cronometro conclusiva a Milano, quindi per lui non è utopia salire sul podio anche in questo Giro del Centenario. Prova a riprendere fiato e si rialza sui pedali Danilo Di Luca. Sono 40 secondi da recuperare in 4 chilometri. Pancani, a te. Sono tutti per Danilo Di Luca, i tifosi ai bordi della strada. Davvero un'ovazione al passaggio di Luca su questa salita. Non cambiano le posizioni nel quartetto, sempre l'abruzzese davanti, sempre Menchov che dà la nettissima sensazione di controllare la situazione. Poi in terza posizione Basso, in quarta Garzelli, che per il momento rimane agganciato piuttosto bene, dobbiamo dire, a questo gruppo. Rispetto a voi. In un chilometro Pellizzotti ha guadagnato altri 3 secondi, il vantaggio è di 42 secondi sul quartetto capitanato da Di Luca. Questo è l'aggiornamento ai meno 4 chilometri, Pellizzotti a 42 secondi su Di Luca, Menchov, Ivan Basso e Stefano Garzelli. È transitato anche Sastri. Sastre. Bettini, a te. Sì, Auro, sono ancora su Sastre,
mi sembra leggermente appesantito in questo momento, c'è stato un cambio di pendenza, naturalmente non lo aiuta nessuno, è tutto suo il compito di colmare questo distacco che cerca di mantenere costante, a momenti si avvicina però come la strada chiede un cambio di ritmo rimolla qualcosa. Giornata difficile per l'uomo di Avila, Carlo Sastre ha perso molto in quest'ultimo chilometro, una smorfia, si legge tutta la fatica sul volto di Franco Pellizzotti, ma la sua è ancora una pedalata piuttosto regolare. Pancani a te. Nessuno aiuta dietro Carlo Sastre e nessuno nel gruppetto qua davanti aiuta, ovviamente dobbiamo dire, Danilo Di Luca, la perfetta analisi tattica che aveva fatto poco fa Silvio Martinello, perché Menchov va bene così, si limita a controllare, basso a Pellizzotti davanti e poi c'è Garzelli che forse non ha la forza per cercare un altro attacco, considerando che già ha dovuto penare per riportarsi su questo gruppetto. Voi 3 chilometri per Pellizzotti e il finale è meno difficile rispetto a questo tratto, quindi avrà ancora 2 chilometri piuttosto duri Pellizzotti e poi potremo dire che questa bellissima azione nata ai piedi della salita potrebbe anche sfociare in un trionfo e in una conquista del podio. Ma non si arrende Di Luca, vuole vincerla questa tappa, si rialza sui pedali. Non riesce a guadagnare, anzi sta perdendo qualcosa, l'ultimo chilometro è molto facile, lì praticamente la situazione non cambierà, ancora 1,5 chilometri difficile per Pellizzotti, ogni tanto guarda indietro ma sono molto molto lontani. Ha guadagnato anche dai meno 4 ai meno 3 Franco Pellizzotti e siamo a 51 secondi, Bettini a te. Ho appena detto che nessuno aiuta Carlos, Sastre invece Simoni prontamente l'ha guardato e si è messo a tirare, adesso è un bel pezzo che sta tirando tutto, sta cercando collaborazione, ma Sastre mi sembra in netta difficoltà. Addirittura Sastre non riesce a tenere il passo di Armstrong, guardate che crisi per Sastre, aveva avuto una breve reazione tra i meno 6 e meno 5 e poi è ritornato a navigare in acque tumultuose Carlo Sastre. L'azione di Pellizzotti potrebbe valergli il podio. Eh sì, 1 minuto e 30 secondi in ritardo di Sastre, perderà il terzo gradino del podio. Silvio, credo che come azione personale questa di Pellizzotti sia la più bella del Giro d'Italia. Sì, finora certamente una delle più belle. 14 chilometri da solo, non sì, sono pochi. Certo, non dimenticherei quella altrettanto spettacolare di Pinerolo, di Di Luca nell'occasione della tappa di Pinerolo, anche se naturalmente è stato davanti molto meno, ma Franco Pellizzotti veramente quest'oggi sta finalizzando un lavoro perfetto da parte di tutta la squadra, lo scatto di Silvestre Schmidt, ora Pellizzotti sta soffrendo ma ha capito naturalmente di poter conquistare la tappa e di guadagnare quel terzo gradino del podio mentre sta scattando Di Luca. Scatta Di Luca, Di Luca con Menchov a ruota, ha tenuto le ultime energie Danilo Di Luca per questo finale, è scatenato Danilo Di Luca e la gente non appena ha visto queste immagini si è levata in un boato, anche Basso non è riuscito a rispondere alla progressione di Di Luca. Adesso la difficoltà di Pellizzotti e la reazione di Danilo Di Luca, guardate qui la grinta del corridore abruzzese, nessun problema per Denis Menchov. E ai 2 chilometri Di Luca, chilometro e mezzo circa per Franco Pellizzotti, 1,6, ancora 300 metri scarsi di vantaggio Pellizzotti, ma guardate Di Luca, non molla, vuole vincere sul blockhouse, Basso disperso nel giro di 200 metri, guardate, guardate la faccia di Di Luca e la faccia di Denis Menchov, una sfinge, sempre a ruota come un'ombra. Sta cercando di reagire Ivan Basso. Niente, è partito troppo forte Danilo Di Luca, è un finale
davvero sul filo di lana, perché se riuscirà ad avere le forze per proseguire, chissà, potrebbe anche recuperare Danilo Di Luca quei 35-40 secondi che lo separano da Franco Pellizzotti. Sull'ammiraglia della Liquigas Doimo ci sono sia Roberto Amadio, il team manager, che Zanatta, e Garzelli prova a staccare Ivan Basso. È in difficoltà Ivan, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, lì la strada diventa più facile. Eccolo qua Danilo Di Luca, è già nella zona transennata, si volta ed è all'ultimo chilometro. Vediamo quanto avrà guadagnato Di Luca su Pellizzotti. Bettini, a te. Appena passato il gruppetto di Sastre, sul quale si stava riportando Leipheimer e altri corridori, mi sembrava Roger, ho visto dal tornante sotto, non li ho riconosciuti tutti, però Leipheimer e Roger sicuramente. Di Luca super, ma Menchov non c'è niente da fare. Non si stacca Menchov. A te Francesco. Di Luca è partito, è scattato Auro proprio nel punto dove alcuni suoi tifosi avevano acceso dei fumogeni rosa. Adesso si sta riportando su Di Luca e su Menchov, cerca di riportarsi anche Stefano Garzelli, invece a circa 150 metri di ritardo Ivan Basso, passati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Garzelli ha ripreso Menchov e Di Luca, voi. Ed è veramente un grande Stefano Garzelli, sta mettendo sulla strada un cuore immenso, bravo Stefano, a 35 anni abbondanti Stefano Garzelli, quasi 36, ancora lì a lottare con i grandi del giro. Ormai Pellizzotti è vicinissimo al traguardo, non crediamo che Di Luca potrà impensierirlo, c'erano ancora 200 metri di margine per Franco Pellizzotti. Sta pedalando sulle scritte che incitano Danilo Di Luca, ma Danilo Di Luca è più indietro. Un'azione coraggiosa, bella, che potrebbe fargli conquistare il terzo gradino del podio. Vedete ai 600 metri Di Luca, mentre ai 250 finali Franco Pellizzotti, che a 31 anni ottiene uno dei successi più belli della sua carriera. Bravo Franco, quando è partito in pochi ci credevano, ma è riuscito a tenere con grinta, con equilibrio psicofisico, un vantaggio sin sul traguardo del Blockhaus. E anche per la Liquigas Doimo finalmente arriva un successo di tappa dopo tante dichiarazioni, e questo successo glielo regala Franco Pellizzotti. Tappa breve ma stupenda, 2 ore 21. Attendiamo il tempo, vediamo per la seconda piazza la solita volata tra Menchov e Di Luca. Ci sono a buoni 12 secondi al secondo, 8 secondi al terzo, vedremo se Menchov farà la volata. No, perde qualche secondo Denis Menchov. Di Luca, Di Luca qualche secondo glielo porta via oggi a Menchov. Però arriva anche Garzelli. E Garzelli beffa Di Luca per la seconda posizione. Il ritardo è di 40 secondi, secondo Garzelli, terzo Di Luca, e Menchov qualcosa ha perso. Ha perso gli 8 secondi di abbuono e almeno 3-4 secondi nel finale. Arriva Basso a 56 e possiamo darvi per ufficiale che Sastre scivolerà dietro in classifica. Il terzo posto in classifica generale adesso è di Franco Pellizzotti. Ottima operazione per Pellizzotti, ha vinto la tappa, guadagna una posizione in classifica, e abbiamo visto negli ultimi 300-400 metri un Menchov in una leggera difficoltà. Silvio,
Ma una grandissima tappa nonostante la lunghezza minima, però abbiamo assistito veramente nel finale a qualcosa di straordinario, l'imprevisto crollo di Sastre e direi anche l'imprevista debacle negli ultimi 200 metri di Menzo. Sastre, se comprendiamo l'abbuono conquistato da Pellizzotti, ha perso più di 2 minuti e 10. Vedete Bruseghin, fa la volata, arriva anche Sitest Schmid, poi Sitzov, ecco Sastre, Armstrong, Leipheimer e Tadej Valjavec. Arriva anche Gilberto Simoni, staccato di 2 minuti e 7 secondi. Vediamo delle facce stravolte qui sul traguardo, stravolta addirittura. Valjavec è appoggiato a una transenne, deve intervenire un addetto alla sicurezza per spostarlo. Bellissima tappa, Davide, bellissima. Bellissima perché c'è stato l'attacco di Pellizzotti, c'è stata la rincorsa di Di Luca, un match of stopper, però qualcosa è cambiato. A te Alessandra. Cosa di più oggi? Può essere più lunga per te? No, se è più lunga perdo anche ma oggi. Però si è fatto meglio che io, hanno fatto bene e sono tranquillo. Sei tranquillo? È morto anche. Grazie, anche sono noi. Tranquillo, ho fatto quel che potevo ma sono anche morto. Anche Basso riesce a superare in classifica generale Sastre per 2 secondi. E arriva anche Arroyo, il capitano della Caisse d'Epargne. Le tappe corte spesso riservano delle sorprese, in negativo per tanti. Silvio, io non me l'aspettavo che Sastre oggi qui al Blockhouse perdesse 2 minuti, sinceramente. No, non me lo aspettavo nemmeno io, ma credo che quando riuscirà lui a spiegare, credo che da quello che ho capito, nel senso lui la tappa corta l'ha sofferta, sarebbe interessante capire anche cosa ha fatto ieri e come ha preparato anche, diciamo, la tappa corta di oggi, che tipo di preparazione ha fatto in mattinata, perché il fatto di aver messo la squadra davanti a tirare secondo me era un segnale emblematico del suo stato, della sua condizione odierna. Arrivano i ritardatari, questi è Sale Dryers, titolare della classifica dei giovani, con Kirienka e Pinotti. I 15 km in salita Pellizzotti li ha percorsi in 37 minuti e 20 secondi ad una media di 24 e 100. Rivediamo dunque il volto felice, anche se stremato, di Franco Pellizzotti. Primo successo di tappa per lui e per la sua squadra in questo giro del centenario. Un'azione nata ai 14 km dal traguardo. Il primo a scattare era stato il suo compagno di squadra Silvestre Schmidt e lui come una molla l'ha seguito e praticamente si è fatto tutta la salita da solo. E non era facile, anzi era molto difficile, ha tenuto duro, è riuscito a guadagnare sempre fin all'ultimo chilometro. Poi c'è stata la rincorsa di Di Luca che poi alla fine è stato battuto per il secondo posto da un sempreverde Gardelli. Dunque Pellizzotti adesso è a 2 minuti da Denis Menchov e a 1 minuto e 34 da Danilo Di Luca. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, ma restate su questa rete perché ci sarà una puntata del processo alla tappa da non perdere, preceduta come sempre dalla frase d'autore di Nino De Luca. E questi sono gli scherzi.